Bonjour, ben ritrovati. Oggi siamo pronti con il nostro pranzetto, il pranzetto della domenica, perché in questo momento è domenica, una domenica d'estate, fa molto caldo e quindi cosa c'è di meglio che accendere il forno e preparare i pomodori con il riso. Allora, è una ricetta classica, io ve l'ho proposta anche un anno, due anni fa, adesso non ricordo, poi vi posterò il video, quello vecchio. E in quel video la ricetta era fatta in un certo modo e invece qua procederemo in un'altra maniera. È la prima volta che mi cimento in questo modo, però voglio assaporare un gusto diverso per proporre questa ricetta classica della tradizione italiana, i pomodori con il riso. Eccoli qua, pomodori, riso, mozzarella, sono solamente alcuni degli ingredienti che andremo ad usare. Allora, eccolo qua il nostro precisino Rick, inizia a creare il famoso cappello, è chiamato così, vero Rick, del pomodoro. Quindi lo apriamo e andremo poi a togliere la polpa. Tutta la polpa all'interno, che io di solito frullavo e poi mettevo il riso ad ammorbidirsi dentro, invece quest'oggi faremo un procedimento diverso. Si può frullare lo stesso anche per questa ricetta, però preferisco metterla poi così in padella, vi farò vedere. Vi potete aiutare con un coltello, come sta facendo Rick in questo istante, o anche con un cucchiaio, perché no. Intanto metto a lessare il riso per 12 minuti circa. Intanto abbiamo pelato anche le patate, perché di solito con i pomodori con il riso vengono aggiunte anche le patate. I nostri pomodori sono pronti, sono qui. E nella padella intanto ho messo un po' d'olio, del basilico, tanto basilico, metà di uno spicchio d'aglio, dell'origano, e adesso vado a mettere giù la polpa del pomodoro. Ho aggiunto anche un po' di passata e un pizzico di sale, mi raccomando non esagerate con il sale. E adesso metterò il coperchio, lascerò cuocere per 15 minuti circa. Il nostro sughetto è pronto e adesso iniziamo anche a mettere giù il riso e tutti gli altri ingredienti da amalgamare insieme. Abbiamo unito appunto il riso al nostro composto, il sugo, poi abbiamo messo la mozzarella, e se non vi piace potete usare anche la provola oppure l'emmental, e adesso andremo ad aggiungere anche un po' di parmigiano. Amalgamiamo il tutto nella stessa padella appunto. Iniziamo a riempire i nostri bei pomodori, che a dire la verità erano 4, poi uno si è perso per strada, vabbè, capita. Però allora vi do una dritta, sicuramente lo saprete anche voi, se poi vi avanza il riso lo mischiate qua con le patate e quindi insomma per la serie non si butta via niente. Che poi volevo dire lo unite con le patate, parliamo l'italiano corretto. No, il fatto è che fa caldo e sono già stata abbastanza ai fornelli per lessare il riso, per preparare il sugo, e adesso guardate, sto cuocendo a parte la pappa di fly perché fa troppo caldo e quindi evitiamo dei pasti, quasi gli stessi pasti che mangiamo noi, altrimenti un pochettino di questo riso poteva benissimo mangiarlo, però mi farò solamente un pochettino di pasta lessa. Ecco, questo è l'effetto che viene quando il riso avanza e quindi si unisce insieme alle patate nel testo. E adesso andremo a mettere in forno ventilato per 25 minuti circa. Eccoli qui cotti, appena sfornati, adesso Rick inizierà ad impiattarli.
Eccolo qui impiattato il nostro piatto gustosissimo di oggi, nostri pomodori con riso e patate in un'altra versione. Noi adesso lo assaggiamo, sicuramente sarà ottimo. E voi come fate i pomodori con il riso? Postatelo qua sotto sul nostro video oppure sulla nostra pagina Facebook Ai Fornelli con Rick. Buon appetito a tutti! Buon appetito! E vi aspettiamo al prossimo video. Bye bye!